Teleradio Buon Consiglio. La TV dell'Immacolata. Oggi, terza domenica d'ottobre, festeggiamo i nostri due santi, Cosma e Damiano. Ci troviamo di fronte alla Basilica Pontificia, appunto, dei nostri due santi. Noi siamo i ragazzi del servizio d'accoglienza. Accogliamo tutti i pellegrini per dare loro un'ospitalità. Buonasera, sono devoto di Santi Medici, sono 20 anni che vengo dietro ai Santi Medici per una devozione che ho avuto dai Santi Medici 15 anni fa, verso i miei figli. Sono 22 anni che ho portato i miei figli dietro ai Santi Medici perché voglio che anche loro partecipino a questa votazione che abbiamo avuto dai Santi Medici. E vive San Cosme Damiano, tua noccia da Geran, bruciate camminare e fate grazie in quantità. E vive San E Damiano, beato quel tesoro che avete in mano. San Cosme e Damiano, voi siete così potenti, guarite le malate senza accorselli. San Cosme e Damiano, beato quel tesoro che avete in mano. San Cosme e Damiano, voi siete miracolosi, guarite le malate dalle tumore. San
di Cosme e Damiano, beato quel tesoro che avete in mano. Che hanno curato a me, che lì Roman, vorrei sapere un nome. E viva i santi Cosme e Damiano, e anche quel tesoro. Questa festa si fa ogni terza domenica di ottobre e porta tanti pellegrini da Cerignola, da San Ferdinando, da Biceglie, da tutte le parti della Puglia, anche dalla provincia di Foggia vengono tanti pellegrini a questa festa. Sono delle gente molto devote ai Santi Medici. Viva Santi Cosme e Damiano, il tesoro che avete in mano. Santo Cosme Damiano, patrono di Piton, che per capelli ricci che avete sulla croce. E viva Santo Cosme Damiano, beata quel tesoro che avete in mano. Santo Cosme Damiano, che lode la pace, maggi la vicenda, felice accompagnare. E viva Santo Cosme e Damiano, che è il tesoro che avete in mano. Le strade di Bitonto sono tutte bagnate, da lacrime della mente, castrate città. Viva Santi Cosme e Damiano, beato quel tesoro che avete in mano. Cosme e Damiano, questo è miracoloso, farete le malate senza dolore. Viva Santi Cosme e Damiano, beato quel tesoro che avete in mano. Noi a Bitonto teniamo due giganti vestiti di brillanti e fate grazie in quantità. Viva Santi Cosme e Damiano, beate quel tesoro che avete in mano. La strada che abbiamo fatta ce l'avete liberata, e noi vi ringraziamo per tutta l'eternità. E viva Santi Cosme e Damiano, beata quel tesoro che avete in mano. La strada che dobbiamo fare ce la dovete liberare, fino alle nostre case ci dovete accompagnare. E viva Santi Cosme e Damiano, beata quel tesoro che avete in mano. Dolenti assai, la grazia vi cerchiamo, se la dovete fare. Viva Santi Cosme e Damiano, beata quel tesoro che avete in mano. Cosme e Damiano, beato quel tesoro che avete in mano. Cosme e Damiano, manca bene i giovani, in angeli per vivere, trovavo il paradiso. E viva Santi Cosme e Damiano, beato quel tesoro che avete in mano. E viva Santi Cosme e Damiano. C'è un bel tesoro catena nascendo Cosme e Damiano, e voglio sapere ci calle tu.
Funas. C'è bella gloria catena nascendo Cosme Damian e voglio sapere ci calle tu nat. Voi vedete quanta gente d'oltre monte ed oltre mare viene a voi devotamente ogni anno a ringraziare. Siamo pellegrini, siamo figli tuoi, Santi Cosme e Damiano, prega per noi. Voi vedete quanta gente d'oltre monte ed oltre mare viene a voi devotamente una grazia a supplicare. Siamo pellegrini, siamo figli tuoi, Santi Cosme e Damiano, prega per noi. Una è la rosa che ricorda l'alma mia, Santi Cosme e Damiano. Chiamin da quando giovane attorno a voi, ma tu la forza allora già la da dei. E i passanti Cosme e Damiano, e anche quel tesoro che avete in mano. Ma io sono tant'anni che vengo che preghe, ma un uomo di santa miedece, ma io sto gacchia a me. E i passanti Cosme e Damiano, beata quel tesoro che avete in mano. Ma cos'è l'ultima gera che la ma fe, ma in dalla casa vostra va ma pur te. Questo è un canto molto bello. Ce ne sono sei di questi, sono diversi. Uno canta delle colombe, uno canta delle rose, uno canta delle parti del corpo, uno dei miracoli, uno delle grazie, uno dei flagelli. Delle rose, dici? Di solito le rose non sono 12, perché noi le facciamo 12 per finire prima. Sono oggi è il 18, quindi si contano 18 rose, ma di regola sono 26, perché il giorno di loro è il 26. E al posto delle rose si cantano le colombe. Parla dei miracoli, qualcuno in particolare? Sono stati tanti i miracoli che hanno fatto, gente in ospedale, sono andati a fargli punture, schiaffi. Sono andati vestiti da carabinieri, hanno salvato la gente travestiti, non li riconoscevano. Vestiti da carabinieri? Sì. Sì, perché i santi medici molte volte vanno vestiti da carabinieri. Uno non li riconosce, li conosce dopo. E parecchie volte anche incappucciati. Infatti dietro la sacrestia dei santi medici stanno i quadri delle parti del corpo che hanno salvato. Se non ricordo male, uno dei primi miracoli quando erano in vita era proprio quello di risanare un arto, di restituire un arto ad una persona alla quale era stata amputata, non vorrei sbagliarmi. Se non ricordo male, nella storia sì, e per giunta loro prima di morire litigarono. Per un uovo? Per un uovo, perché Cosimo non voleva prendere niente e Damiano non gli volle più parlare perché prese un uovo, tre uova se non scordo male, da una signora che aveva curato il figlio infermo. Sì, perché in effetti loro sono chiamati santi anargiri perché non prendevano compensi per le loro visite. Sì, in effetti loro sono turchi se non sbaglio. Persiani. E quando vennero, la storia dice che quando vennero sepolti, uno venne sepolto da una parte e uno era ancora un attimo in vita. Un cammello parlò e disse di metterlo accanto a quel santo. Sì, è vero, questa è una cosa che è ricorrente in effetti. Sì. Perché fu il cammello che poi li unì. Sì, fu il cammello che li unì in morte. Perché sempre per l'uovo, era sempre la questione dell'uovo, perché. E lei da quanti anni fa questo pellegrinaggio? Avevo 3 anni, sono 18 anni.
che veniamo, io piccolino, ogni anno si aumenta la candela, quest'anno penso di fermarmi. Quindi la candela va in base alla, all'età oppure alla, chiaramente base, alla, alle forze che uno ha, sì, per poterla... alle forze, in base altri, al miracolo che è stato effettuato. E certo, quindi il miracolo suo deve essere abbastanza... Sì, essendo nato a 5 mesi e mezzo. Ah, ecco. E non mi avevano dato nessuna 2 ore di vita. Mia nonna si vide due persone arrivare in clinica, convinta che uno specialista e un primario. E quando sono andati via, gli specialisti tornarono e mia nonna gli disse che noi non siamo venuti mai a vedere vostro nipote. E lei capì che erano loro perché mi avevano staccato tutti i tubi. E io miracolosamente ero ancora vivo. Questa è una bella storia, molto commovente. Quindi fa bene a ripetere ogni anno l'atto devozionale al santo. Una signora, mia cugina, che ha avuto una visita faccia a faccia con i santi medici, e lei veramente era viva, cioè era comunque cosciente, andarono due, una ragazza che sta lì in fondo, andarono due, la sua gamba doveva essere amputata, andarono due medici a fargli una puntura, alzarono il pigiama e poi gli diedero uno schiaffo, dissero ci vediamo fra 15 giorni. Quando ritornavano i medici, lei fece casino perché disse che è possibile, ma la dovete amputare, cosa me la fate a fare la puntura? E un medico di loro disse, signora vada a Bitonto, perché non siamo venuti noi, sono venuti altri due medici. San Cosmo e Damiano. San Cosmo e Damiano, sì. Che poi Cosmo viene cambiato in Cosimo. Però a Bitonto sono molti i nomi di Cosmo e Damiano, o Damiana. Frutto del suo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed è l'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed è l'ora della nostra morte. Amo. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Principio ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, Santi Medici Cosmo e Damiano. La processione dei Santi Medici, che si tiene ogni terza domenica di ottobre qui a Bitonto, raccoglie tantissime persone che vengono da ogni dove per vivere ed esprimere la loro fede, tante volte un atto di affidamento, di ringraziamento, di richiesta di aiuto. Penso che la presenza di tanta gente dice una fede profonda, che sempre ha bisogno comunque di essere alimentata, coltivata, ma dice comunque il desiderio di un riferimento alto al Signore, soprattutto perché racconta di storie che ci vengono affidate nella preghiera. Tanta gente davvero partecipa a questa processione portando una lacrima, un sentimento magari di gioia, sia per richiesta o per ringraziamento, per gratitudine. Ecco, tutti quanti sappiamo che questi nostri santi sicuramente non sono sordi alle richieste di aiuto. I santi medici ci raccontano ancora oggi la presenza di un Dio non indifferente, ma di un Dio che ha il cuore di padre e di madre verso tutti, soprattutto verso i più fragili. Thank you.
Thank you.
E Damiano, beato quel tesoro che avete in mano. San Cosme e Damiano, voi siete così potenti, guarite le malate senza accorselli. E Cosme e Damiano, beato quel tesoro che avete in mano. San Cosme e Damiana, voi siete miracolosi, guarite le malate dalle tumore. San Cosme e Damiano, beato quel tesoro che avete in mano. Che mi ha curato a me, che lì romano, vorrei sapere un nome per Damiano. E viva San di Cosme Damiano, beata quel tesoro che avete in mano. Alzandi l'occhio al cielo, che lo vedo due stelle, San Cosme Damiano, da tanta gente. Fra Fidel, quel tesoro che avete in mano. Dica
che c'è la tocca, ma pure che l'ucor, ma è di una camorra, ma è non va abbandona. Viva Sant'Ivo, se me da miana, quel tesoro che avete in mano. Cosme Damiano, patrono di Piton, che per capelli dice, che avete sulla croce. E viva Santi Cosme Damiano, creata quel tesoro che avete in mano. Cosme Damiano, che loce la pace, filmati la vicenda, venite a accompagnare. E viva Santi Cosme Damiano, che avete in mano. Le strade di Bitonto sono tutte bagnate, da lacrime della mente, castrate c'è sta. E viva Santi Cosme Damiano, beato quel tesoro che avete in mano. Cosme Damiano, questo è miracoloso, farete le malate senza dolore. Viva Santi Cosme Damiano, beato quel tesoro che avete in mano. Noi a Bitonto teniamo due giganti, vestiti di brillanti e fate grazie in quantità. Viva Santi Cosme Damiano, beate quel tesoro che avete in mano. La strage abbiamo fatta, ce l'avete liberata, e noi vi ringraziamo per tutta l'eternità. E viva Santi Cosme Damiano, beata quel tesoro che avete in mano. La strage che dobbiamo fare, ce la dovete liberare, fino alle nostre case ci dovete accompagnare. E viva Santi Cosme Damiano, beata quel tesoro che avete in mano. Dolenti assai, la grazia vi cerchiamo, se la dovete fare. Viva Santi Cosme Damiano, beata quel tesoro che avete in mano. Dolenti assai, tutta la fede forza, la pace d'Italia. Cosme Damiano, beato quel tesoro che avete in mano. Cosme Damiano, manca bene i tuoi venti, in angelo di venti, trovavo il paradiso. E viva Santi Cosme Damiano, beato quel tesoro che avete in mano. E viva San Cosme Damiano! Thank you.
carissimi fratelli e sorelle, benvenuti in questo santuario dove ancora una volta, ma con rinnovato stupore, celebriamo il mistero di Cristo nella compagnia dei santi medici, martiri della fede, testimoni di carità, profeti di speranza. Celebriamo il giorno del Signore in comunione con tutta la Chiesa. Portiamo davanti a Dio, per intercessione dei santi medici, le nostre famiglie, i nostri amici e soprattutto i cari ammalati, gli immigrati, i più poveri, tutta l'umanità. Ci congeda il buon Dio di partecipare alla sua passione d'amore per questo mondo e per questa storia che sarà il cantiere del Regno.
Teleradio Buon Consiglio. La TV dell'Immacolata.